Arriviamo invece al centrocampo. Arriviamo al centrocampo. In centrocampo abbiamo iniziato. Siamo con il nostro Sandro Tonali, il nostro Tonalino, fresco di infortunio contusivo contro, rimediato con la nazionale, mi cavoli del cazzo, contro l'Albania. Ecco, Tonali non è quello della seconda metà dello scorso campionato. Fatica a trovare la condizione, fatica a essere incisivo, però tutto sommato le sue giocate, la sua presenza la fa sempre sentire. Bene o male la fa sempre sentire. Io lo vorrei rivedere da gennaio in poi. Se acquista più forma, se acquista più. Più cazzimma. Sei in mezzo per Tonali, per l'impegno che ci mette. Poi andiamo a Ismailino Ragnetto Tessitore. Il nostro ragnettino tessitore Ismailino. Che rinnoverà 4 più. Ismaele, che vi dico? 7 e mezzo. 8 meno, anzi, senza di lui non facciamo niente. Lui quest'anno è indispensabile. Punto, basta. Non c'è da dire altro. Andate a vedervi le sue giocate. Su internet trovate tutto. Andate a vedere e vi basti questo. 8 meno, 8 per il mio ben la sera Ragnetto Tessitore. Bakayoko, allora, mai visto? Se mi sembra 5 minuti, ma non mi ricordo, non sono sicuro. Bakayoko. Ecco, se gli devo dare un voto, gli do 9,5 per il rosé che ha usato in gara contro Salisburgo a Milano, quando si è fatto vedere berretto e zainetto rosa. Per quello, per abbigliamento, per gusti, 9,5. Poi, Tommaso Pobega è un altro giocatore che dipende in che ruolo riparte il gioco. Tecnicamente non è un fenomeno, però mette tanta fisicità, ha portato freschezza, ha portato voglia di fare, di farsi vedere, entusiasmo perché è un giocatore che ci tiene a stare al Milan dopo i prestiti che ha fatto positivamente in giro per l'Italia negli ultimi 3 anni. Deve migliorare tanto, sì, deve trovare più continuità, sì, però tutto sommato ha fatto la sua rete a Milano con la Dinamo. È stato insomma importante in certi momenti. È un giocatore che ti torna utile, ti può tornare comodo. Io Pobega gli do un 6 più anche a lui, un 6 più. Allora, poi abbiamo Aster Franks, direttamente prelevato dal Wolfsburg in quel della Bundesliga belga, capitano dell'Under 21. Allora, è un giocatore che io pensavo che era ecco, un Bakayoko 2.0. Un Bakayoko 2.0, ho detto, ah, mi sembra lento, mi sembra troppo, non tanto dinamico, macchinoso. Invece no, invece l'ha smentito. Grinta agonistica, bel tocco di palla, possesso palla, palleggiatore. Si propone, rischia quando c'è da rischiare, insomma, quando è entrato si è fatto trovare pronto e ha dato il suo contributo. Come visto, ora non è che dico che è un campione, dopo ha fatto un cross con la Fiorentina, però ci sono segnali che fanno presagire che potrebbe sfondare e fare una bella carriera. Spero nella nostra maglia. Ok? Ci siamo? Abbiamo Krunic, la rete con Salisburgo. Sei d'ufficio, dai, Krunic. Sei d'ufficio. Poi, Charles De Ketelaere, il kinderino, il nostro piccolo Deca. Ah, e qui si arriva la nota dolente, perché è soggetto, il giocatore che è soggetto alle critiche continue. Forse vuoi il costo del cartellino, quanto vuoi aspettative che hanno su questo ragazzo, vi dico, è vero, è stato discontinuo, a disagio, un po' moscio caratterialmente, spaesato a volte. Io però gli do un bel 6 più di incoraggiamento, perché avrebbe, giocando male, comunque sia, si è andato a vedere, ha messo tante palle davanti alla porta ai nostri attaccanti e non sono stati buoni a segnarle. Solo, e ha giocato male. Voi immaginatevi se questo prende via, che prende convinzione, che si sbilancia, che si scioglie in campo, comincia a essere libero di testa. Immaginatevi. O magari anche viene schierato in malo modo, viene impiegato male, perché c'è da domandarsi anche questo. Io un 6 più di incoraggiamento glielo do e sono pronto a pacchi di kinderini da inviare a tanti. Ce l'ho, datemi le coordinate che ve le invio a tutti. Allora. Poi abbiamo Brahim Diaz. Brahim Diaz è sempre il solito discontinuo.
Comunque un 7 meno glielo do perché ha fatto delle cose in partite importanti, delle cose ottime che ci hanno permesso di portare a casa i punti. Però ahimè, ahimè, sempre alla fine è discontinuo. Fisicamente va a subire sempre, tante volte si incarta, ha sempre quel tocco, un tocco o due tocchi in più che fanno praticamente perdere quell'attimo importante. Rallenta tante volte l'azione, le qualità non si discutono con il pallone nei piedi perché si vede. Dai, un 7 meno per quelle reti importanti con la Juve e anche col Monza che ci hanno fatto fare punti. Poi abbiamo Adli, l'oggetto del mistero. Yashin Adli, il pittore del centrocampo, l'artista, quello stravagante, l'alternativo. Vi dico subito in primis che secondo me Pioli fatica a trovarli una collocazione in campo. Quello che io mi sembra di percepire, fatica a trovargli una collocazione, come tipo di gioco, come tipo di anche come ha lui anche nel giocare le partite. Quella è l'unica volta che è entrato, tra l'altro titolare in una partita col Verona che neanche per caratteristiche era la sua più ideale. Comunque secondo me un 6, lo valuto da quello, un 6 d'ufficio glielo do. Non ha fatto sfracelli, ma neanche ha fatto il suo, ha fatto buone giocate, ha lottato in campo con Verona che con noi era col coltello tra i denti e niente, sperando, io sembra che vada in prestito a gennaio. Io spero di no e di vederlo perché uno con i suoi piedi, la sua fantasia, secondo me, ci vuole. La fantasia al potere, cazzo. E poi se no mi fate girare i coglioni, capito? Poi abbiamo, allora, poi andiamo su coso. Rafa Leao, mister 8 milioni. È forte, nessuno lo mette in dubbio, però qui deve decidersi se caricarsi. Comunque un 7 meno glielo do a Leao. Però deve decidersi che vuole fare da grande. Se vuole rimanere al nostro Milan, se si decide di mettersi la squadra, caricarsela sulle spalle e fare finalmente l'uomo squadra, invece di stare in pantofole. Io ragazzi gli do un 7 meno, però ho fiducia che si ristabilisca, smetta dritto con la testa e dimostri insomma e ci metta un po' più di palle, ok? Ve lo dico sinceramente. Ante Rebic, boh, 5 meno, forse la prima insufficienza ragazzi che do qui. Sono fiducioso su tutta la squadra, ma quegli atteggiamenti che ha avuto, la poca prontezza, sembra a volte anche poca voglia. Boh, fantasma, fantasma, 5 meno. Per Anterebic, ditemi voi che cosa ve ne pare. Boh. Poi abbiamo Alexis Halemaker, colui che era uno degli indiziati a lasciare il Milan a gennaio, secondo il parere di tanti tifosi, perché non era essenziale, 2 MSS non servivano. Insomma, 4 punti finché c'è stato, 4 punti in Coppa Campioni che poi ti hanno permesso di andare all'ottavi, te l'ha fatti fare lui. Poi si è fortunato all'inizio della gara col Chelsea, giocatore fondamentale. Per quello fatto fino a che non si è fatto male, Halemaker è un 6,5. Anzi, un 7, perché si è fatto trovare pronto in Champions League e anche in campionato con delle buone prestazioni. Alla faccia di quelli che davano, che lo volevano vendere, capito? Vendiamolo. Già, ci capite tanto voi, pallone. Vabbè. Junior Messias, l'altro che doveva andare via a pedate nel culo perché non era da me. Quest'anno, soprattutto le ultime partite prima dello stop mondiale, è stato il migliore. È stato uno dei migliori. Dietro in difesa ha aiutato, davanti ha trovato la rete con il Monza, ha trovato la rete con il Torino, seppur era viziata con un fallo. È stato uno dei più positivi nell'ultimo periodo. Io Messias un 6, un 6 più striminzito, glielo do, mi dispiace. Voi dite che vi pare, perché ragazzi, se ci mettiamo a discutere Messias che le qualità tecniche e mi dite che è, allora voi dite che non ci capite un cazzo. Se mi dite che su altre cose è carente, io sono d'accordo. Marco Piedi, mirate il dito, vi sbagliate. Poi Divock Origi, un altro semi oggetto del mistero, rientrato forse troppo tardi dall'inizio della stagione, sempre veniva da un grave infortunio, ha recuperato e tutto, la rete con il Monza, davvero attaccante, altre partite semi qualcosa di buono l'abbiamo rivista quando è entrato dopo con lo Spezia.
però pretendo di più, pretendo di più. Secondo me può dare di più, può dare di più, avendo anche saltato tutta la preparazione con la squadra. Io dico di aspettare, di valutarlo, aspettare gennaio. Comunque Origi un 5 e mezzo, per ora 5 e mezzo. Poi abbiamo Giroud che si gira, Giroud si è girato. Se pretendete il gioco sopraffine, il gioco di fino, non lo avrete. Se pretendete, no, è giocatore sporco dentro l'area di rigore. Al massimo, poi rientra un po' ogni tanto a prendersi qualche pallone. Dentro l'area di rigore, se è quello quando meno te l'aspetti, ti infila, si gira e ti infila. È un giocatore essenziale, essenziale perché ha esperienza, ha qualità, ha killer instinct. Che dovrebbero avere anche gli altri, purtroppo davanti ce l'ha solo lui al momento. E comunque Giroud è sempre una garanzia, ragazzi, è una garanzia. Un giocatore di un altro livello. E niente, Giroud gli do un 7, un 7 più a Olivier. Giroud, Tapin, Giroud si è girato. Allora, poi arriviamo a Marco Vlasic, un altro oggetto del mistero per la prima squadra, ma non per la primavera, dove ha continuato a segnare nella primavera del nostro Milan. Invece ha fatto una piccola presenza nella partita contro la Cremonese, sfiorando il gol, troppo poco, senza voto secondo me. E poi Zlatan Ibrahimovic, nel gran finale abbiamo Zlatan Ibrahimovic, colui che sembra debba tornare per la preparazione a Dubai e per poi rientrare definitivamente a pieno regime a gennaio. Ecco, lui il voto che gli può dare, posso dare solo il voto. Di fiducia per quando rientrerà, ti posso dare, che ne so, un 6,5 sulla fiducia, Ibra, perché l'età è quella che è, la ciò che sono quelli che sono, ma se ti entra anche un quarto d'ora, 20 minuti, là davanti è un'altra storia. Ti può trovare il numero della giocata, ti mette comunque, inserisce le difese avversarie, e dai, su. E poi, ragazzi, arriviamo al nostro mister Pioli. Allora, mister Pioli, tanti errori. Io vi dico da parte mia, tanti errori evitabili, come le doppie sostituzioni nell'intervallo, che non le capisco. Certe volte, certe partite, come per esempio quella di Cremona, togli un quarto d'ora fine Tonali per mettere Krunic, quando devi cercare di vincere in tutti i modi. Non ho visto poi Krunic che ha dato di più. Magari prima potevi mettere una punta in più e tenere Tonali. Ma sono scelte. Secondo me io non lo condivido. Ha fatto a volte prepara male anche le partite, tatticamente, come abbiamo visto con la Fiorentina, come abbiamo visto con lo Spezia, come abbiamo visto con Napoli, che giocammo meglio, ma non per merito suo, perché poi il rigore dell'1-0 con Napoli ce l'ha all'anima lui, perché con quel doppio cambio che fece arrivò a concedergli il rigore della vittoria. Però ho finito anche a lui, poi abbiamo visto che periodo che ha passato familiare e gli siamo tutti vicino. Fiducia anche in lui, ancora ho fiducia in mister Pioli, ce l'ha anche Maldini e tutto lo staff. Nel gennaio vediamo, rilavoreranno tutti insieme dopo il mondiale, proveranno, vediamo cosa è. Secondo me si rischiariranno tutte le idee. Questo periodo può far bene, questa sosta, perlomeno a noi, per ritrovare l'inquadratura dell'obiettivo e ripartire alla grande. Io Pioli gli do un 6 più, forse un 6, ecco, perché le cose lì a me non mi piacciono. Io non accetto quell'errore lì, non li accetto. Quelle sostituzioni in quel modo, partite preparate tatticamente male, ecco, quelle non le accetto. Comunque, questi sono i miei voti. Ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate, in merito ai miei voti, in particolare se qualche giocatore non vi ha convinto di più che a me o meno di me, me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Ditemi cosa ne pensate, like a campanella attiva, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale e tutto e tutto brava, ok? Queste sono le pagelle della squadra. Poi andremo su quella del calciomercato fatto, che un pochino l'ho accennata anche ora nelle pagelle. Andiamo su quello sul calciomercato, ok? Effettuato con gli innesti e quello che hanno dato finora, un po' l'accennato, però insomma ora mi sono basato solo sui voti delle partite
di questa parte di stagione, capito? Ok? Un saluto, mi raccomando, forza Milan sempre. Ragazzi, stiamo tranquilli, un altro campionato, ok? Ciao ragazzi, ciao.